dai bisogni ai desideri, economia e politica nella pratica delle donne. Sarà un programma fitto e ricco, quello del Marzo Donna 2014, organizzato dal Comune di Napoli e presentato ieri a Palazzo San Giacomo. Il calendario prevede convegni, conferenze, seminari, reading, presentazioni di libri, mostre, momenti di incontro e di confronto e in particolare una campagna rivolta alle donne, Esprimi un desiderio. A presentare il calendario di Marzo Donna 2014 l'assessore alla cultura Nino Daniele e Simonetta Marino, consigliere comunale delegata del sindaco alle pari opportunità, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Io non ho mai pensato che il Marzo Donna fosse una festa, non nasce come tale, nasce piuttosto come il ravvivare la memoria di donne che si sono sacrificate per il loro lavoro. Detto questo, quest'anno abbiamo pensato insieme a altri, anche agli altri assessori donne, ma anche allo stesso Nino Daniele, assessore alla cultura, di organizzare un Marzo Donna che fosse soprattutto la capacità di riflettere su un passaggio importante, dai bisogni ai desideri, cioè che i bisogni delle donne in questa città siano tanti, siano urgenti, impellenti, lo sappiamo ed è sempre necessario ricordarlo per poter poi dare delle risposte possibili, ma è importante anche che si cominci a nominare una parola che è una parola estranea alla politica: i desideri. Quali sono i desideri delle donne? Quali sono veramente i loro propri, non quelli che vengono proiettati su di loro?